Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa super puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di Apple eMate 300 contro Amiga CD 32 bit. Ha senso reperirli in usato per una collezione di home computing? Lo sconosciuto Apple eMate 300 fu sfornato da Apple nel marzo del 1997. Era un assistente digitale dalla forma di un laptop, poco costoso per i bambini della scuola elementare. L'Apple eMate 300 processava il sistema operativo Newton. L'eMate 300 aveva un monitor a 16 scale di grigio da 6,8 pollici a 480x320 pixel. Usava una penna ottica ed una tastiera. Aveva una presa seriale per attivare una vecchissima local talk. La batteria dava circa 28 ore di funzionamento. L'eMate aveva una CPU RISC ARM 710A da 25 MHz con 2 MB di RAM. Fu un enorme flop commerciale per Apple. L'apparato è sconosciuto in Italia e scarsamente noto anche negli USA. L'Amiga CD 32-bit fu una console di gioco di Commodore che fu prodotta dal luglio del 1993. La console utilizzava il CD-ROM come supporto di memoria per processare i giochi nell'hardware. Prodotto nelle Filippine, era installata un Motorola 68 EC020 da 14,3 MHz, 2 MB di RAM, 1 MB di ROM, CPU per la GPU Graphic Processor Unit AGA nel chipset per, diciamo, la gestione grafica, il chipset Akiko per la gestione del CD-ROM e poi un CD-ROM da 2x. Poi aveva slot di espansione per cartucce, 4 canali audio a 8 bit, come uscite porta joypad, porta seriale, due porte giochi e uscita tastiera. L'Amiga CD32 era una console di gioco assemblata sopra l'hardware dell'Amiga 1200, che era già in vendita da qualche tempo, a cui era stato aggiunto solamente un lettore CD-ROM e un nuovo chip appunto per la gestione della periferica. La console Amiga CD 32 bit era de facto già obsoleta per il fiorente mercato videoludico dell'epoca. La scarsa ed inaffidabile tecnologia implementata, la penuria di titoli che sfruttassero le peculiarità della macchina e già gravi difficoltà economiche di Commodore non permisero all'Amiga CD 32 bit di imporsi sul mercato, finì per essere rapidamente ritirata. Ora, sia l'eMate 300 di Apple quanto la Commodore Amiga CD 32 bit sono due prodotti per home computing. L'eMate era in origine destinato alla scuola. La console Amiga CD 32 bit invece era destinata al gioco. Entrambi furono un enorme flop commerciale. Ha senso nel XXI secolo reperirli nel mercato dell'usato? A mio avviso no, perché entrambi gli hardware furono un flop commerciale. Nessuno li conosce, nessuno li vorrebbe acquistare, nessuno li vorrebbe collezionare, perché i due prodotti non sono noti e non ebbero nessuna quota di mercato significativa. Inoltre, soprattutto, nessuno dei due prodotti brilla per qualità dei componenti. L'hardware era già scadente ed obsoleto all'epoca in cui furono immessi, figuriamoci oggi. La console Amiga CD 32 è poi di fatto un Amiga 1200 con un CD-ROM. Ecco, ma allora tanto vale collezionare un Amiga 1200 oppure un Amiga 600, quest'ultimo più diffuso, più conosciuto, più noto, in un certo qual modo più apprezzato e più ben voluto. L'eMate 300 è un Newton trasformato in un piccolo laptop che non ha causato nessuna innovazione di prodotto. I due hardware furono un flop commerciale e non nacque dai loro insuccessi per spin-off nessun prodotto modificato o migliorato che però poi cagionò il successo, come invece accadde, per fare un esempio storico, con il Next Step OS, che
che ebbe a trasformarsi in macOS X, ecco, giusto per fare un esempio storico e intendersi al volo. A mio avviso questi due prodotti non vale la pena di stare a collezionarli in una potenziale, diciamo, collezione o assortimento di home retrocomputing. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.